Sans, tu sei bravo a catturare umani. Cosa dovrei fare? Facciamoci un gelato. Ok, e adesso? Questo non sta funzionando. Ehi, vuoi andare da Grillbiston stasera? Ancora? Non vuoi stare a casa per gli spaghetti? Vado sempre da Grillbis quando ho un brutto periodo. Ma tu vai sempre da Grillbis, Sans? Forza, Sans! Dobbiamo spiegarci per l'appuntamento dell'umano! Non abbiamo tempo da perdere! Chi? Ah, giusto, è vero. Andiamo! Come va, ragazzo? Perché mi tormento sempre quando fai lo smupagno in braccio? Ah, lo faccio? Non me ne accorgo. Probabilmente perché mi addormento. Se lavori così duro come faccio io, cioè in modo pigro, cerchi sempre di farlo nel modo più facile possibile. Perché devo camminare quando possono prendermi in braccio? E ogni volta che c'è lui accanto a me, mi sento come se niente di male potesse accadermi. Voi umani siete piuttosto forti, ma alcuni di noi non lo sono. È come se quando mi prendi in braccio mi sento totalmente al sicuro. È una bella sensazione, è rilassante. Insomma, intendo, sono il re del relax, come sono re e del rilassamento. Posso addormentarmi ovunque, non importa dove, non mi interessa. Non diglielo. Umano, sai come si incontra un nuovo amico? Girati e stringimi la mano. Il vecchio scherzo del cuscino scuraggione è sempre divertente. Il mio nome è Sans, Sans lo scheletro. È un umano, giusto? Questa è molto divertente. È una lunga storia, sono una sentinella. In realtà dovrei vedere se ci sono umani in giro. Ma ad essere onesto, non mi interessa di catturare nessuno. Comunque mio fratello Papyrus, al contrario, è un cacciatore di umani fanatico. Ah, e penso che sia da quella parte. Ho un'idea. Vedi, Papyrus non ha mai visto un umano prima d'ora. Ed è stato molto giù di morale ultimamente. Quindi incontrare un umano adesso dovrebbe renderlo molto felice. Pensi che potresti aiutarmi? Ecco, perché non vai attraverso questo cancello? Ah, non preoccuparti, non è pericoloso mio fratello. Ha fatto le sbarre troppo larghe per qualsiasi persona. Vuoi andare da Grilby stasera? Ancora? Perché non stai in casa? Non stavo ridendo. Dobbiamo scusarmi anche di avere le mie battute.